Buongiorno Grottaglie, sono nella storica bottega del maestro Giuseppe Fasano. Giuseppe è famoso in tutto il mondo e soprattutto è considerato un genio dell'argilla. Andiamo a scoprire la sua bottega e a conoscere quei manufatti che sono diventati immortali e hanno fatto la storia della sua bottega. Entrate e venite, seguitemi. Dell'arte è davvero qualcosa di fantastico, ma la scoperta del laboratorio di Giuseppe Fasano oggi mi ha veramente fatto impazzire, anche perché questo è il suo mondo segreto, il suo angolo di paradiso, quello dove lui crea tutti i manufatti che fanno il giro del mondo. E soprattutto il bello è che il laboratorio di Giuseppe Fasano è all'interno di una chiesa rupestre che risale all'anno 1000. Quindi praticamente noi siamo nella storia di un territorio che racconta la storia di un'azienda che è diventata famosa in tutto il mondo. Qui ci sono dei pezzi unici, incredibili, meravigliosi. Io mi sono innamorata di tutto quello che è presente in questo laboratorio, però vi voglio far vedere questo presepe, un pezzo unico che lui ha realizzato per Natale in terracotta. Poi naturalmente questo il grezzo sarà finito successivamente. E queste sono le basi dei pumi che vediamo dappertutto, quelli buonauguranti, quelli che portano fortuna, quelli a cui siamo estremamente legati, ma soprattutto che parlano di Puglia, la nostra Puglia, raccontata da Giuseppe Fasano. I suoi manufatti hanno fatto il giro del mondo e sono diventati immortali. Un grande artista, ma soprattutto un imprenditore, che ha portato un prodotto di qualità in giro per il mondo. Si è arrivato a New York, a Tokyo, ha conquistato l'Asia e sei in tutta l'Europa. Cosa ha fatto? Stare ogni giorno a creare. Io sono Giuseppe Fasano, non tanto l'imprenditore che dà poca importanza alla mia attività, è creare qualcosa di nuovo che possa diventare colore, arredo e allo stesso momento Tu sei nato, insomma, vivendo passo passo, la tua è una storia di famiglia che si tramanda di padre in figlio. nel 1630 sono stato negli Stati Uniti, noi siamo nati nel 1620, per cui siamo più vecchi degli Stati Uniti. Però per restringere un po' il campo, sicuramente i piatti disegnati a mano ti hanno fatto diventare in assoluto famoso in tutto il mondo. E sono richiesti e utilizzati principalmente per cosa? Questo è un segmento. Quello che è molto importante è sapere che sono fatti tutti a mano. E deve essere premiato il nostro territorio, la nostra ceramica, anche l'italianità. Perché è quello che poi fa mantenere il nostro territorio in alto livello, a livello mondiale. Una chicca, io sono amante del colore verde, ma sono amante soprattutto dei pumi. Questi sono simbolo della tradizione, ma soprattutto perché sono diventati così famosi in tutto il mondo? Voi dovete sapere che la pigna anticamente veniva donata, come ancora oggi, come simbolo di buon auspicio. A Napoli ci sarà Guerna, noi abbiamo la pigna. La pigna questa è un oggetto che però arreda, mentre il cuorno diventa un pochettino pure spiritoso, carino, Fortuna, simbolo di fertilità, tante e altre cose, tante quindi per altre questo. cose. Per cui il porta bene, e quando si regala una pigna, deve essere originale di Grottaglie. E state attenti, perché ogni oggetto nostro c'ha sotto il timbro, vedi, questo è il timbro con il Che cuore. dire, buona fortuna a tutti e mi raccomando, venite a trovare Giuseppe Fasano in via Caravaggio 3 a Grottaglie. C'è un'esposizione pazzesca in cui potrete innamorarvi, ma soprattutto perdervi nelle bellezze di queste realtà uniche.